Beh, ovvio perché comunque al di là di quello che era successo nella partita d'andata, noi comunque ci credevamo e ci credevamo anche tanto, credo che si sia visto in campo, la squadra ci ha creduto fino... Ci ha creduto fino al 95esimo, 96esimo. Ovviamente nello spogliatoio c'era anche insomma un pizzico di delusione, ovvio che sia così, però c'era anche e soprattutto la sensazione comunque, siamo orgogliosi di quello che comunque è stato fatto questa sera e non solo, perché il percorso in Europa League è stato decisamente bello. Questa sera c'è stata comunque anche questa grande cornice di pubblico, insomma. Sono belle sensazioni che sono veramente emozioni belle da vivere. Sicuramente abbiamo un record di imbattibilità, abbiamo fatto tante belle partite, abbiamo fatto esperienze, anche questa è un'esperienza in più, questa per noi deve essere assolutamente un punto di partenza. È grazie a queste serate che cresce anche la convinzione dentro di noi, no? E ora va trasferita assolutamente in campo nelle partite di campionato. Assolutamente. Noi come abbiamo sempre fatto, io sono qui da 2 anni, come abbiamo fatto l'anno scorso, come abbiamo fatto quest'anno, noi cercheremo da qui alla fine di dare il massimo. E per questo dicevo che queste serate devono darci quella spinta in più, quel qualcosa in più, no? Proprio per far crescere in noi autostima e convinzione. E presentarci al campionato con una spinta maggiore. Ora le emozioni secondo me non sono mai più forti o meno forti, sono belle e stasera effettivamente sono state tante. Insomma, vedere uno stadio così pieno, uscire dal campo dopo aver vinto, però comunque essere usciti dalla Coppa, però tra gli applausi dei nostri tifosi che sono stati con noi per tutta la partita e hanno capito molto molto bene quello che provavamo anche noi in campo.